Wattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo video su 60 Seconds, però questa volta Reatomized. Che significa, ragazzi? È semplicemente una versione tipo rinnovata, diciamo rimasterizzata di 60 Seconds, in cui hanno migliorato un pochettino il tutto effettivamente, aggiungendo anche ovviamente nuovi elementi alla partita. Per cui ho scoperto sta cosa, visto che i video che ci avevo fatto su vi erano piaciuti, ragazzi, mi sono detta: ma dai, vabbè, sì, perché non dedicare questo sabato a questo nuovo gioco? Vediamo che cosa c'è di nuovo, eh? Per cui, ragazzi, non perdere più tempo, direi di andare ad iniziare una nuova apocalisse. Ci fa addirittura selezionare il personaggio questa volta, ragazzi. Io direi di stare lontani da Dolores, perché per noi era soltanto un disastro questa donna. E per quanto riguarda la difficoltà, direi che sceglieremo quella media. Per cui andiamo ad iniziare. Ok, eccoci qua, ragazzi. Effettivamente abbiamo un attimo per controllare e guardarci qua intorno. Io non so effettivamente. Ah, ecco, ok. Già iniziato il tutto. Già iniziato il tutto, ragazzi. Io non ero proprio effettivamente pronta, diciamoci proprio la sincera verità. Quindi mi vedete totalmente. Merda, quello richiede due posti, vero? No, vabbè, no. Cioè, ma sta andando di merda già. Non ho tempo, via. Show, dov'è la famiglia, la family? Vieni qua tu. Vieni qua tu. Su, in fretta, dannazione. Dov'è Shrek? Dov'è Shrek? Shrek. Prendiamo il fucile. Può essere... Il fucile, non l'armonica. Accidenti. Dov'è Shrek? Per la miseria. Cibo, cibo. Madonna, no, che ansia. Io non vado via senza Shrek. Dove cazzarola è Shrek? Vieni qua, cazzarola, via. Minchia, mi occupa tre spazi sta... Mannaggia, raga. No, un disastro. È un disastro, è un disastro. Ah! No. No, senza Ted no. No, raga, è andata di merda sta raccolta, ma proprio di merda, infatti, vedete? Niente. Alla grande questa nuova avventura, alla grandissima. Che schifo, ragazzi, che schifo. Devo essere un attimo più preparata, più rapida, perché così non si affronta. Prendi Shrek subito, una lattina di zuppa e via. Devo trovare anche gli altri, assolutamente. Però, cioè, a prendere le cose è lentissimo, ragazzi, e non so se ci rendiamo conto. Non so manco cosa sto prendendo. Ma vabbè, se mi mettono pure le sedie in mezzo alle palle. Ma vieni qua tu, Dolores. La valigia. Vabbè. Sì. Così, ragazzi, sempre nella merda però, la valigia. Timmy non lo posso portare, purtroppo, perché mi occupa due spazi. Accidenti, che ansia. Timmy, vieni con papà. La cassetta medica non posso. Accipigna. Posso prendere qualcosa, qualcos'altro? Sta per finire già il tempo, cazzarola! No, così non si affronta. Vabbè, almeno stavolta... Ah! Il fucile, il fucile. No, ma ho preso pochissimo cibo, ragazzi. Cioè, ho preso niente di cibo, di acqua. No! Di nuovo no! Dai! Hello darkness, my old friend. Cioè, raga, posso dire che non ho parole? Non voglio dire niente, va bene? Non mi voglio esprimere su questa seconda magrissima figura di merda. Cioè, ma può essere così complicato? Accipigna. Di nuovo, dove sono tutti? Prendiamo prima di tutto, ragazzi, loro. I miei familiari. Via! Forza e coraggio, Ted. Ce la possiamo fare, Ted? Ce la dobbiamo fare stavolta, accidenti. Prendiamo zuppa, zuppa, zuppa. Vabbè, però è lentissimo, ragazzi, a prendere le cose, eh. Non so se ci stiamo rendendo conto che è lentissimo a prendere e appoggiare cose. Dove sono tutti? Dolores, andiamo via. Acqua, acqua, prendi l'acqua. Poi ci manca te, ci manca Timmy. Dove sarà Timmy? Dov'è Timmy? Dov'è mio figlio?
Andiamo, Timmy, andiamo. Andiamo. Che altro prendo? Che altro prendo? Zuppa, zuppa, zuppa. Non ho preso acqua. Non ho preso acqua. Non ho preso acqua, l'acqua, 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 l'acqua. Però non c'ho nient'altro. Non ho preso altro. Non ho preso altro. Oddio, che ansia. Oddio, che ansia. No, qua non c'è sta una ceppa di niente. No, non ce la faccio, raga. Non ce la posso fare. Mappa, mappa. Ok, è arrivato il momento di buttarsi dentro. Vabbè, non sono riuscita a prendere acqua, ragazzi. Mi sembra che non ho presa manco uno. Se ne avrò presa una, forse è pure troppo. Ok, ciao ragazzi, ci si rivede. Oh, c'ho 4 bottiglie d'acqua. Non male, però non ho nient'altro. Non ho altri oggetti, c'ho solo la torcia e la mappa. Che merda. Oh, vedete ragazzi, queste non c'erano prima, ste cose, vedete? Ok, hanno messo le cose così. Allora, siamo riusciti a chiudere la botola un attimo prima dell'esplosione. Siamo tutti salvi. Finché resteremo insieme non avremo nulla di cui preoccuparci. Per fortuna abbiamo una scorta di zuppa in scatola. Alla radio dicono che fa bene. Sicuramente. Il nostro rifugio un tempo era fornitissimo, ma chissà perché abbiamo sempre trovato un modo migliore per usare le provviste messe da parte invece di lasciarle per un'emergenza. Una volta abbiamo fatto uno zuppa party, un'altra volta ci è servito il fucile per aiutare i vicini in una feroce guerra contro i procioni. Per fortuna alcune provviste sono rimaste integre. Ok, abbiamo la radio, direi di lasciar perdere il mangiare e il bere. Cosa facciamo? È molto facile trasformare piccole discussioni in tragedie, specie in spazi così ristretti. Stavamo chiacchierando e poi improvvisamente abbiamo preso a urlarci contro. Speriamo che questo brutto periodo passi in fretta. Caspiterina, è il primo giorno e già v'è stata scanna fra di voi. Ragazzi, non credo sia molto buona come cosa, né? Che c'è? Che succede? Ma ammazza Ted, già ti è cresciuta la barba. Siamo malapena riusciti ad addormentarci dopo tutto quel litigare. Speriamo che non accada di nuovo. Ted sta bene, è incredibile. Shrek reagisce benissimo alla situazione. Oggi sembra stare bene. Dolores sta abbastanza bene. Forse oggi non trovano lei con lamentarsi. Niente da fare per Timmy. Ok, quindi mangiare e bere, dire che possiamo. Ok. Spedizione. I livelli di contaminazione sono ancora molto alti. Se uscissimo ora potremmo contrarre malattie da radiazioni. Direi che forse possiamo aspettare ancora un giorno o due, ragazzi, prima di andare in ricognizione, perché grazie al cielo almeno per adesso provviste ne abbiamo. Per cui alla radio non fanno altro che parlare di lanci di rifornimenti da parte dei militari. Era ora, con tutte le tasse che abbiamo pagato, uno o due casse ci spettano di diritto. Usciamo a prenderle? No, non abbiamo manco la maschera antigas, tra l'altro, ragazzi. Cioè, disastrosa, disastrosa stavolta la cosa, davvero. Bene, vediamo un po'. Era troppo pericoloso andare là fuori senza alcuna protezione, quindi abbiamo deciso di rimanere dentro e ascoltare la radio. Il suono delle interferenze è così rilassante. Certo, aspetta una settimanella o due. Ted ha sete, tutti vorrebbero bere, anche Shrek. Dolores ha sete. Tutti quanti hanno sete, ragazzi. Vabbè, vorrei pure vedere. Vabbè, dai. Diamo da bere a tutti. E che Dio ce la mandi buona. Ancora molto alti. Direi di aspettare, ragazzi. È troppo rischioso. Ci siamo appena ricordati che avevamo programmato un viaggio nel Sudafrica fra 2 mesi. Che? Se il posto esiste ancora, il programma resta valido. Certo. Sicuramente, guarda, c'è stato un olocausto atomico. È il caso di pensare al viaggio in Sudafrica fra 2 mesi. Sì. Possiamo farcela ancora con sto Toronto. Ok, nessuno ha più sete, grazie al cielo. Nessuno si sta lamentando ancora della fame. Aspettiamo ancora, ragazzi. Non siamo mai stati grandi amanti dei funghi, ma vista la fame e la colonia che sta crescendo su una delle pareti, siamo tentati di cambiare sponda. Dovremmo mangiarli. Direi di non correre il rischio. Chissà che diavoli di funghi sono. Per adesso zuppa ne abbiamo ancora, quindi meglio lasciar perdere. Benissimo, siamo riusciti ad arrivare al giorno 5. Anche a costo di morire di fame, sono cose che non mangeremo mai. Funghi cresciuti sulle pareti, per esempio. Ted sembra sta bene. Ok, sembrano stare tutti abbastanza bene per adesso, ragazzi. Per cui direi di lasciare le provviste così come stanno. Ancora molto alti i livelli di contaminazione. Penso che cominceranno ad abbassarsi verso il giorno 10. Nelle ultime ore è diventato sempre più difficile respirare. Abbiamo pensato a un malfunzionamento dell'impianto di ventilazione. Si sarà incastrato qualcosa? Come è successo? Dobbiamo capire. O potremo morire soffocati? Direi di usare la torcia, visto che
c'è l'opportunità, sperando che non si sfasci al primo utilizzo, soprattutto se l'ha utilizza Dolores. Accidenti. Benissimo, vediamo che diavolo è successo all'impianto di areazione, qua, ventilazione, mia caspita si chiama. La torcia sembrerebbe essere ancora lì, integra. Timberman. Ok, Mary Jane si è ferita? What the hell? Ok, comunque hanno tutti sete tranne Mary Jane, ragazzi, che sembrerebbe essersi fatta male. Non so perché, che cosa diavolo le sarà successo. Vabbè, ok. Andiamo avanti. Nostro quartiere è ancora altamente radioattivo. Presto l'acqua finirà, ragazzi. Io direi di provare a tirare avanti ancora un giorno o due. Abbiamo bisogno di musica. Visto che rifiuta, dovremmo trappicarci finché non riprende a funzionare. No, lasciamola così, perché probabilmente è soltanto un attimo di silenzio. Se ci mettete le mani di sicuro la sfasciate, quindi lasciate così come sta il tutto. Io mi sono sempre chiesta, ragazzi, cosa diavolo guarda Timmy. Vabbè, probabilmente stanno avendo dei problemi tecnici. Sì, deve essere così. Ted ha fame. Mary Jane preferirebbe essere medicata. Con che cosa te medico, che non ce l'abbiamo la cassetta medica. Mary Jane ha sete, ragazzi. Però Ted e Dolores hanno fame, per cui è arrivato il momento di dar loro da mangiare, direi. Ancora molto alti. Vabbè, visto che Dolores è la donna dell'apocalisse, possiamo provare, ragazzi, a mandare Dolores in missione. Magari. L'altro giorno abbiamo sentito un lieve colpo alla porta, ma quando abbiamo aperto lì fuori c'era solo una valigia e nessuno in giro. Controlliamo il suo contenuto. Proviamo a fidarci per una volta che il cielo ce la mandi buona, ragazzi. Anche se di solito ho un brutto presentimento per queste cose. Cos'ha Ted? Abbiamo trovato della zuppa, ma poi era scaduta da secoli. Oh merda. Ora non ci sentiamo molto bene. Alcuni di noi hanno passato la mattinata in compagnia del secchio nell'angolo. Non accetteremo mai più regali anonimi. Mary Jane ha fame, Timmy ha molta fame, Ted si è ammalato. Diamo loro da mangiare. Mi dispiace, ragazzi, sapevo, avevo un brutto presentimento, lo sapevo. Ok, è arrivato il momento di mandare la donna dell'apocalisse là fuori. Buona fortuna, Dolores. Mamma mia, non avrei mai dovuto accettare quella valigia. Chissà se tornerà sana e salva. E chi lo sa? Ha molta sete, ha fame. E Timmy ha ancora molta fame e ha sete. Accidenti. Direi di dare da bere a Timmy. Cazzarola, ti ho dato da mangiare ieri, vabbè. Vabbè, dai, diamo da mangiare entrambi. Speriamo che Dolores, ragazzi, ritorni con acqua principalmente. Pensavamo che le telefonate appartenessero al passato, visto che la bomba ha annientato ogni cosa in città. Invece una cabina telefonica sulla strada è riuscita a sopravvivere e sembra stia squillando proprio ora. Dovremmo mandare qualcuno a rispondere. Timmy, sei l'unico che magari può fa qualcosa di buono. Che il cielo ce la mandi buona. Accidenti. Che figo lo starnuto. Giorno 10. Timmy è qui fra noi. Quando abbiamo risposto al telefono abbiamo sentito chiaramente un sospiro di sollievo. Si trattava di sopravvissuti della città vicina di Hill Valley. Abbiamo iniziato a scambiarci informazioni, ma poi è caduta la linea. Qualcosa deve essere andato storto da loro. Speriamo che richiamino. Minchia, Ted sembra avere un piede nella fossa. Ferite di Mary Jane sono gravi. Oh mio Dio, devo dare loro da bere, ma purtroppo non posso medicarli in alcun modo. E l'acqua è lì lì per finire. Che diamine. Che diavolo sono questi rumori? Vengono dalle fottute pareti, ci stanno facendo impazzire. E se fosse qualcosa che striscia il condotto da reazione, rilassiamoci. Facciamo un respiro profondo e dovremo distrarci con qualcosa. Peccato che il giochino non abbia preso assolutamente niente. Sta stella? Questo che significa? Ah, cioè, saranno tipo gli obiettivi, non so, vabbè. Ah, ragazzi, sta andando già di merda, eh. Già di merda, non credo che la cosa possa durare a lungo. Siamo solo al giorno 11. Allora, il fatto di non avere distrazioni, ragazzi, purtroppo porta la loro sanità mentale a livelli estremamente bassi. E Shrek qui ne è il vivido esempio. Mary Jane inizia, cioè sarebbe dire Shrek, ha iniziato a comportarsi in modo più strambo del solito. In questo momento sembra stia costruendo un nido. Che sia stata la zuppa?
La noia può rendere la vita un inferno quando stai in un rifugio isolato come questo. Il suo eccesso può portarti in luoghi della psiche davvero sgradevoli, fidatevi. Mary Jane è ufficialmente uscita di senno! E vai! Soltanto al giorno 11! Grandioso! La nostra cittadina era un posto pittoresco e accogliente prima dell'esplosione. Uno degli abitanti più noti era il vecchio Jim, che a volte passava claudicante sulla nostra strada. A quanto pare vive vegeto, senza tetto come prima. Certe cose non cambiano mai e sembra che gli manchiamo parecchio, visto che è da ore che bussa la nostra porta chiedendoci se vogliamo comprare una pietra. No! Accidenti! Cioè, manca soltanto un barbone impazzito qua dentro. Oddio. Qualcuno sta morendo? Sta per esalare l'ultimo respiro? Mi ha fatto l'unica cosa ragionevole da fare, ovvero gridare forte e chiaro che a casa non c'era nessuno. L'ho mandato via. Ted sta ancora male. Shrek continua a comportarsi in modo strano. Non è più la ragazza allegra e solare di una volta. Può sopportare molto, ma le sue ferite hanno un aspetto terribile. Oh mio Dio, morirà di infezione, ragazzi. Ok, deve mangiare qualcosa e Timmy deve bere. Ma dai, è da mangiare a Mary Jane, ragazzi, cioè. Mi sembra un po' assurdo, visto che ormai... Dopo tutti i giorni passati qui non siamo di certo puliti e freschi e non profumiamo di violetta per niente. Ora non riusciamo più proprio a resistere. Perché non ci laviamo? Perché non abbiamo nulla con cui lavarci? Accidenti, vabbè, ragazzi. È andato proprio tutto in merda. Eeeh, Apocalypse è tornata. Oddio. Oddio, spaventosa. Ha portato cose inutili, ma non da bere. Il mondo è finito. A chi importa lavarsi? Possiamo abituarci, non sarà mica così difficile. È un po' come in campeggio. Alla fine non... No, beh, è proprio insopportabile. Cerchiamo di non vomitare. Che schifo. È stato bello vedere Apocalypse tornare sana e salva. La nostra povera casa è stata completamente distrutta. È veramente triste e angosciante. Dove vivremo una volta usciti da questo pasticcio? Pensate davvero riuscirne, ragazzi? Speriamo che il destino non sia così crudele da portarci fino a Toronto ancora. Gli unici mobili che siamo riusciti a riconoscere nella camera dei bambini erano la scrivania bruciata e il letto di Shrek. Sotto quel letto abbiamo trovato una scorta nascosta di barattoli, perfetto. La nostra cucina era un comune di macerie. Ci avevamo messo settimane a trovare quelle bellissime sedie che facevano pandan con le piastrelle. Chissà dove sono finite. Ho trovato due bottiglie d'acqua. La macchina è esplosa e adesso è solo un pezzo di ferraglia arrostito. Tuttavia, per qualche miracolo incomprensibile, nel bagagliaio abbiamo trovato un fucile intatto e perfettamente funzionante. Quello con tempo nel nostro bagno è diventato una palude fangosa abitata da una specie di tartaruga mutante. Dopo esserci scambiato un po' di convenevoli, la creatura ci ha regalato uno spray insetticida e ci ha augurato buona fortuna. L'ultima spedizione ci ha dato da riflettere. E se ci procurassimo un veicolo per allontanarci da questo incubo? Certo, quasi tutte le automobili sono ridotte in cenere, ma se trovassimo una base solida e giusti componenti, magari potremmo costruirci un veicolo noi stessi. Sarà meglio tenere occhi aperti durante le prossime spedizioni. Ok. Mary Jane, ragazzi, inoltre ha pure contratto una malattia. Giustamente, se le ferite erano infette, ragazzi. Dice di avere sete, Dolores ha fame. Dolores ha contratto una malattia, non l'avremmo mai detto. E anche Timmy si è ammalato. Oddio, Gesù. Allora, chi è che aveva fame e chi è che aveva sete? Non mi ricordo. Ha sete, Mary Jane ha sete e Dolores ha fame. Oddio, ragazzi, è spaventoso tutto ciò. Accidenti. L'unico che potrebbe sopravvivere a una spedizione è Ted, ma io direi di aspettare, ragazzi. Fin tanto che cibo e acqua non mancano, possiamo rimanere qui, ma non per sempre. Vorremmo metterci subito in salvo ed evitare di peggiorare la situazione. La nostra speranza è che dei soldati coraggiosi ci portino, bla bla bla. Dobbiamo soltanto riuscire a contattare l'esercito. Una delle ultime volte che è stata usata la radio, mi ricordo, l'avevano sfasciata, ragazzi, per cui non so cosa fare, vabbè. Proviamo a fargliela usare. Se me la rompete mi alzo e me ne vado, ve lo giuro, eh. Sono tutti spaventosamente ammalati, ragazzi, che schifo. È morta Shrek? Contatto avvenuto, perfetto. Siamo in attesa di altri ordini, vabbè. Ted ha fame e ha sete. Dolores ha ancora fame. Tim ha molta fame. Le ferite di Shrek l'avevano resa scontrosa, forse anche perché non abbiamo fatto nulla per curarle. Con che la curavo? Stamattina appena svegli abbiamo trovato un suo biglietto in cui dice che merita di meglio e che se ne andrà in Canada. Ah, ok, quindi ci ha abbandonati così a noi stessi. Grazie Shrek, grazie, grazie davvero. È stato meraviglioso. Direi di dare un po' da mangiare a tutti. Aspettiamo, aspettiamo.
Oddio, io non ho parole, ragazzi. Molto tempo non abbiamo notizie. Non so, lasciamo perdere. Va, che se no sono sicura che la sfasciate. Oddio, sono tutti orribili. Non li si può guardare, ragazzi. Chi è che bussa? Oh, chi è? Beata ignoranza, siamo convinti che un altro giorno senza notizie di sicuro non ci ucciderà. Deve bere, dolore se non mangia. Ha mangiato ieri, però ha sete. Ok, devono bere tutti e due. Mamma mia, devono bere tutti e tre, ragazzi, ma la malattia li sta uccidendo. Aspettiamo un altro giorno. Un gruppo di dottori ha già bussato alla nostra porta chiedendo le provviste. Dovremmo aiutarli. Abbiamo pochissima acqua. Mi dispiace nell'anima, ma abbiamo pochissima acqua. Non sopravviveremo noi, capite? Che situazione. Non sono nemmeno medici veri, vedete? Ok, non ha più sete. Dolores ha fame. Gli diamo da mangiare. Ted, mi sa che è arrivato il momento di andare in spedizione domani. Trovare un tesoro. Ho un pessimo presentimento, ragazzi. Nonostante il cupo ambiente post-apocalittico è stato divertente, seguire indizi nella mappa, questi ci hanno condotto un albero cavo che conteneva una damiera. Davvero? Niente, Timmy secondo me morirà, ragazzi. Per la spedizione di oggi. Ted, crociamo le dita. Buona fortuna, tante cappello. Mamma mia. Vabbè ragazzi, allora la situazione è estremamente critica. Io purtroppo per oggi ho finito il tempo a disposizione per registrare. Se volete vedere il continuo, mi raccomando, vediamo magari ragazzi di arrivare almeno a 50 like per il prossimo episodio, anche se non so quanto questa storia potrà durare ancora a lungo perché sono tutti messi malissimo. Quindi questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi. Ciao!